Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Matty Mars, siamo qua per la prima volta a Fortnite. Per quanto riguarda il mio canale, non ci ho mai giocato, cioè in realtà questo gioco l'ho provato, però a me personalmente questa tipologia, questo genere di gioco a me non, sinceramente non piace. E allora voi direte, ma come mai Matty Mars, allora ci stai giocando se non ti piace? Perché è giusto nella vita avere anche una mente aperta e provarle un po' tutte le cose. Poi possiamo dire ok, no, però dobbiamo prima provarle. Quindi, anche se in realtà questo gioco da me off cam l'ho provato un pochino, però non l'ho mai provato con voi, la volevo provare anche con voi. Io per due motivi principali non mi piacciono questi giochi. Prima di tutto perché non mi piace a me come genere, gusto personale, non mi piacciono. E due, perché non sono bravo, non sono bravo a sparare. Io non sono quel tipo che da 2000 km in un millesimo di secondo riesce a prendere la testolina di quello là giù in fondo. A me per puntare uno deve stare fermo 3 quarti d'ora, allora forse lo piglio nella testa. Però dai ragazzi, andiamo a vedere che succede. Ok, facciamo il giocatore singolo. Me la vedo male, ragazzi, lo dico, eh. Siamo cascati tutti insieme come l'albero delle prugne. Quindi io non mi voglio scontrare su. Io in questo gioco o muoio subito o arrivo secondo. Non ci sono questioni. Senza fare una kill. L'altro giorno ho provato da me così, perché l'ho praticamente l'ho scaricato solo 2 giorni. L'ho provato da me. E senza sparare un colpo, ecco, l'unica cosa che non devo prendere, senza sparare un colpo sono arrivato secondo. Ecco, come cosa vi ho detto? Vai, a posto. Perché va bene, io posso uscire, però è finita, ok. È finita, cosa devo fare? Il cadavere per 1 ora e mezzo? No. Allora, proviamo a buttarci subito. Poi se non va neanche questa cambiamo. Vai, pere. No, cosa fa? Io mi allontano il più possibile. Sembra che là non ci sia nessuno. Nelle fattorie. Molto probabilmente nella fattoria non c'è nemmeno niente. Guarda che nessuno ci va. Brava, vai. Dicevo ragazzi, io ho un'abilità in questo gioco che però al momento non vi vorrei dire, cioè ve lo vorrei dire ma non ve lo dico perché poi succede, ecco, già rompi balle. Non c'è niente, corri, come cazzo si corre in questo gioco? Andare. Ma come si corre in questo maledetto gioco? Ma perché poi, ecco, ma perché quella arriva prima? Se io sono primo, perché mi deve superare? Muoviti e scendere, ci metti un quarto d'ora. Ma che cos'è? Ma se ci mette un quarto d'ora è finita, no? Oh. Ti muovi, grazie. Non c'è niente, ma come? Ho sbagliato! Pensavo di entrare dentro. Occhio, non farti fregare subito come al solito. Maiano non lo pio. Questa l'ha sentita.
Ma l'ho preso pieno! Ah, non buttiamoci per prima a sto giro. Mettiamoci nel mezzo del cammino di nostra vita. Mi lanciai in una selva oscura. Sì, però azzecca qualcosa, eh. Sai che l'hai fatto troppo presto? Eh sì. Vai, ma rapida però. Ok, qui sembra non esserci nessuno almeno. Qui che ho visto qualcosa. Che buono. Oh, c'è qualcuno. No, ma figlio di... Guarda, io casco dove non c'è niente, almeno dove non c'è niente non ci sarà nessuno. O ci sarà qualcuno anche dove non c'è niente. Ma ti muovi e scende con questo deltaplanascio. Vai. Sono scuro. Poi? Perché c'è aperto però? No. Ah, losca. Ok. Un'arma ce l'abbiamo almeno, è fatto. Miraglietta. Questo non so neanche. No, questo devo. Posso mettere tiro automatico? Ah, ho già la barriera addosso, buono, ottimo. Comunque ce l'abbiamo verde. Altre munizioni non so che cosa. No, devo andare via qua. Vedo anche rapidamente. C'ho 3 minuti, credo, prima che la barriera si restringa. Allora, fammi vedere un attimo qua velocemente. Non pentirmene. Ok. Ho un altro rumorino, c'è un'altra cassa. Che ho mollato. Ah, sempre il solito. C'è un'altra cassa, però io ho paura di non avere tempo. E vorrei costruire. Ah no. Sì. Ok ragazzi, non mi ricordo manco i tasti, cioè non mi ricordo i tasti, li devo imparare, neanche da dire che prima li sapevo. Fucile d'assalto con questo, yes. Andiamo via adesso, in gran carriera. Perlomeno ragazzi non siamo morti nei primi 30 secondi. Abbiamo due barriere che non so come utilizzarle al momento, non so se le devo utilizzare ora. Posso anche adesso, proviamo. Devo fare. Ah, così. Buono, buono. Pensavo che fosse. Sono temporanee o sono statiche? Lo scopriremo solo morendo. Quindi la bolla. Ah no, io sono in bolla da ragione. Ok, possiamo prendere una picca. Meglio. Spari. Mica a me, no? No, io sono buono, non spari. Mi sa che c'è qualcuno lì forse. Il problema è che io non riesco a capire il sonoro, lo sparo da dove viene. Questo era vicino, questo è vicino.
Queste vicino, c'è qualcuno qua vicino. C'è qualcuno qui vicino. Oh, e uno è crepato. Questo sarà meglio o peggio? Non lo so, però è verde. Granata. Non è buono. Se era lui il cecchino, credo proprio di sì, appunto. Fare il cecchino. Però potrei prendere il suo posto se non mi seccano in 3 secondi, come è noto che niente succederà. Sono scene ragazzi con una questione di bolla. E non ci sia nessuno, non ci credo neanche se si lo vedo. Almeno sono dentro. Vuole entrare senza fare troppo casino. Non ho già svolgito tutto, non vedevo. No, ce l'ho fatta qua. Benda. Oddio. Che anche le armi hanno. No, era la porta. Hanno già svolto tutto, sono andati già magari da una bella oretta. A me va bene perché ora siamo in polla. Siamo nella Steam 14. Ma questa casa è tutta storta? Che è l'ingegnere, il costruttore della porta? Bombe? No. Ah, è fumoso, è fumoso. Qui però c'è qualcosa di interessante. La scala. Che roba. Granata, non la voglio. Oh, cacchierola! Giusto? Ma meglio andare via, smettere di fare le cagate. Mi sono lontanissimo! Sono lontanissimo! Faccio del male? Sì. Ottimo. No, aspetta. Io cazzo. Due. Che c'è, c'è apposta. Thank you.
pezzo. Undicesimo. Vedete che a sparare non sono bravo. Dobbiamo andare da giù. Vediamo se riesco ad andare fuori dal coro. Nessuno ti rompi i ball. Però non sarebbe male, almeno essendo più elevate arriverò prima. E muoviti però con questo attrezzo, se non c'è niente sono, ecco, e io ne scelgo uno e sono in tre, ma me ne andate a morire ammazzati, nemmeno si atterra. Va bene ragazzi, ascoltate, basta. Arrivederci. Ah, perché vabbè, ma manco ti fanno atterrare, ma che cos'è? Complimenti per il gioco, molto bello. Mi piace così tanto che sicuramente a breve ci rigiocherò. Come si esce da qui? Grazie.